Intanto alle opposizioni sono stati consentiti tutti i tempi necessari e possibili senza nessuna contrazione. Se pensiamo che il governo ha approvato con il voto di fiducia la finanziaria dello Stato in neanche 2 giorni e noi ne abbiamo lasciati 10 per la discussione. In più è la finanziaria, a mio avviso, più solida, più concreta, più solidale, più innovativa degli ultimi 11 anni, con l'approvazione di tanti spunti che ci provenivano appunto dalle opposizioni, perché per noi una buona idea non ha confini, è solo una buona idea. Voglio sottolineare qualche punto fondamentale: grande attenzione per le opere dei comuni, il nostro aeroporto messo in sicurezza, tutte le emergenze possibili che speriamo di non dover subire affrontate, dall'antincendio ai problemi che derivano dalla grandinata, tutte le leggi di settore per gli enti locali finanziate, dai borghi fino alle opere pubbliche, fino all'impiantistica sportiva. Il raddoppio rispetto allo stanziamento dell'anno scorso del fondo per le borse di studio, ovvero gli studenti più meritevoli e meno facoltosi, e tanto, tanto, tanto altro, dagli oncologici fino alle malattie rare. Insomma, abbiamo messo rimedio a tante emergenze della regione Abruzzo e fatto partire tante leve di sviluppo. Mi sembra un ottimo lavoro.